Ciao a tutti! Oggi prepareremo i wurstel in camicia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono latte, olio evo, uovo, zucchero, lievito di birra fresco, farina di tipo 0, sale e wurstel. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero ed il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. L'uovo, l'olio, ed il sale, ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso rivestiremo i wurstel. Prendere una parte dell'impasto. E formare un filoncino lungo circa 25 cm ed avvolgerlo attorno al wurstel. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dei wurstel. Spennellare la superficie con un tuorlo d'uovo sbattuto e del latte. E lasciare lievitare per un'ora. Spennellare nuovamente la superficie col tuorlo d'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Wurstel in camicia. Grazie e alla prossima ricetta!